Io sono Claudio Modena, sono professore ordinario di tecnica e costruzione dell'Università di Padova e quest'anno ho organizzato assieme ai miei collaboratori il convegno biennale dell'Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica, quindi sono molto soddisfatto del fatto che l'Associazione abbia deciso di tenere questo evento qui da noi. Peraltro è un periodo di tempo in cui diciamo, il tema della sismica e della sicurezza sismica è per ovvi e ben noti motivi di grande attualità ed è stata un'occasione importante per incontrarci tutto il mondo diciamo, scientifico italiano e con contributi di assolutamente significativi in campo internazionale, il professor Nigel Priestley per esempio e il professor André Filiatro che hanno dato contributi su questi temi insomma, di grande attualità della sicurezza delle costruzioni in zona sismica, di cosa fare per migliorare la sicurezza, dei temi insomma, che ben conosciamo. Credo che il convegno ha visto diciamo, una partecipazione molto significativa e peraltro con discussioni importanti anche sul tema cruciale dell'aggiornamento della normativa sismica, della normativa tecnica. Magari il professor Cosenza che ha riferito questa mattina e che coordina la commissione relatrice presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per appunto nel processo di revisione delle norme tecniche può anche dare qualche adatto e eventualmente può dare qualche indicazione di proposito. Il problema della sismica lo conosciamo, purtroppo i terremoti, insomma l'abbiamo detto in mille modi, non sono prevedibili, però, ecco, non sappiamo quando e dove si verifica un terremoto, però le zone in cui con un determinato periodo di ritorno, come si dice, no? Una scadenza nota anche se non definita temporaneamente, ma la scadenza sì e l'intensità sì, questo è noto, le nostre norme tecniche lo dicono. Tutto sommato nessuno dei terremoti che sono verificati di recente erano non previsti in termini di intensità, ripeto, non previsti e non prevedibili che si verificassero in quel momento in quel luogo, ma che in quel luogo, prima o dopo, si verifica un terremoto in quella intensità è scritto nelle nostre norme. Quindi da questo punto di vista la situazione è per carità sempre migliorabile ma sufficientemente definita. Il tema grosso è come migliorare la sicurezza delle costruzioni. Ecco, su questo diciamo ormai le tecnologie esistono, il problema è la pianificazione, la definizione di modalità appropriate per intervenire, appropriate anche in termini di reale fattibilità. Questo è un tema importantissimo.